Buongiorno, oggi ultimo giorno, sono più sveglia dell'ultima volta, ma penso che si era notato parecchio, insomma. E, sì, oggi si torna a casa, quindi devo finire di preparare le valigie perché ieri ho già iniziato, però metà della roba, ho dovuto tenerla ancora qui perché la roba è in frigo e la roba che ci serviva stamattina, insomma, metà della roba è ancora qui mentre l'altra metà è già in macchina. Devo pulire e disinfettare tutto perché ho promesso, insomma, che gli avrei pulito l'appartamento, gliel'avrei consegnato pulito. Ah sì, ho finito il braccialettino di cui vi parlavo ieri, poi dopo ve lo mostro e gli ho lasciato e devo pensare a due righe perché volevo lasciargli un bigliettino insieme al braccialetto, insomma, che gli spiegasse un po' quello che avevo nella testa, ecco. E quindi sto cercando di pensare cosa scrivere in quel bigliettino lì. E poi oggi si torna a casa dai gattoni. Che bello. Cioè, sono contenta di tornare a casa dei gattoni, ma sarei stata anche contenta di rimanere qui ancora un po'. Niente, non so cosa raccontarvi perché comunque ho poco tempo e devo darmi una mossa. Niente, programmi per oggi, appunto, finire di preparare le valigie, pulire e tornare a casa. E poi casomai ci vediamo più tardi. Ah, vi faccio vedere il braccialetto, di sicuro. E poi dopo, boh, vediamo. Ciao Cipollino, Guarda che c'è il gabbiano che è già là. ti ho messo la frutta, sai? Ciao. Ti ho messo la frutta, l'hai vista? Guarda che ti, guarda, è troppo grande quello lì. Si è portato via tutto il toc. Dunque, questo qui è il bigliettino che gli ho lasciato, gli ho scritto due righe, gli ho lasciato anche un hashtag sperando che mi pubblichi una foto in modo che io possa vedere che l'ha ricevuto e questo qui è il braccialettino che ho scelto di fare. E niente, io parto. Si è aperta la porta. Ciao amore, piccolo gattino, duro arancione. Ciao, ciao. Gattone. Morona. Miau. Ciao. Godino. Ma avete litigato che ci sono tutti i giovi di pelo? Ciao, Bire. Felix. Vieni. Gattone. Ciao. 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 Ciao, Bire. Ciao, Felix. Ciao. Ma. Dunque, sono tornata nella mia casetta, ho salutato i gattoni che era da un sacco di tempo che non li vedevo, che bella inquadratura. E niente, ho già svuotato le valigie. Anzi, solo la mia in realtà, ho già fatto partire la prima lavatrice, adesso mi sto preparando perché dobbiamo mangiare molto, molto velocemente perché abbiamo un appuntamento importante e già da un po' di mesi che ne stavamo parlando, ma non pensavo sarebbe arrivato oggi, ovviamente. Insomma, niente, oggi la nostra famiglia si allarga perché andiamo a prendere un altro micetto. Quindi andiamo a prendere un fratellino per Peter e per Felix. Niente, sono tanto tanto contenta e emozionatissima. E devo darmi una mossa perché siamo già in ritardo adesso. E niente, in realtà, come vi stavo già dicendo, non era previsto che arrivasse oggi, ma nei prossimi mesi, ecco, invece
arriva prima, quindi niente, ci vediamo più tardi. Ecco qui il gattino, siamo andati a prenderlo e abbiamo scelto lui che è un po' più colorato degli altri perché ha diversi colori, è tigrato però va dal grigio al rosso, insomma è molto molto carina. Credo che sia una femmina ma non ne sono sicura e alla fine abbiamo scelto lei o lui, insomma è da vedere. Che carina, è così dolce e tranquilla, adesso sono un attimo qui fermo in macchina ma... Appena partiamo la metto dentro la sua gabbietta e sì, erano tre gattini rimasti, e tutti e tre tigrati, due erano più tendenti al grigio e poi c'era questa qui che è più cicciottella e sembra che abbia il pelo anche un po' più lungo rispetto agli altri e niente, abbiamo scelto questo gattino qui. Bello, ciao amore. Fai la nonnetta. E niente, poi alla fine c'è stato un imprevisto e siamo tornati indietro perché abbiamo deciso di portare a casa tutti i gattini, tutti e tre i gattini. E sì, è una cosa folle, probabilmente mi pentirò molto presto, però boh. Per il momento va bene così e queste qui insomma sono le sorelline, i fratellini insomma. E questi sono i micetti e da oggi faranno parte della nostra casa, della nostra famiglia. Ditemi voi, secondo voi, guardandoli così, sono maschi, femmine? E voi quale avreste scelto? Perché come avete visto noi non ce l'abbiamo fatta a scegliere. E, boh, ditemi se anche voi è capitata una roba del genere. E se vi siete pentiti soprattutto e come avete gestito o come state gestendo 5 gatti perché penso che sarà un impegno molto importante. Comunque vedremo. Vedremo, vedremo. E niente, con questo è tutto. Io non so come sarà venuto alla fine questo video perché è tutto un mix di clip, tutte confuse. Spero insomma che riusciate a capire qualcosa. Comunque lasciatemi scritto nei commenti se i vlog vi piacciono, se devo continuare a farli o se non vi interessano. Niente, io vi lascio perché adesso ho da fare e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. È un video DIY. Ciao!